Ciao a tutti, io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Ormai da 4 anni, lo sapete, dal 2019, e sono andata perfezionando tutte le mie ricette, tant'è vero che oggi mi sembra tutto molto più semplice. Allora, continuo ad aiutare in questo mio ritorno le persone che fanno un primo approccio a questa dieta e hanno comunque difficoltà anche nelle cose più semplici. Quant'è vero che questa ricetta l'ho già fatta, ma è rito ormai che al mio compleanno io pubblichi una videoricetta con il dolce che ho fatto per l'occasione. Quindi mi sono dedicata a fare una bella crostata, una semplicissima crostata, tre gusti. Una delle creme che ho inserito non è pubblicata ancora, ma lo farò al più presto, quindi vi consiglio di mangiarla. Ormai l'abbiamo testata più volte la pasta frolla ed è spettacolare, semplice da elaborare e buona da gustare. Non voglio aggiungere altro, non voglio perdermi in chiacchiere inutili. Voglio ringraziare comunque ancora tutti coloro che mi seguono, nonostante il tempo io in cui sono mancata. E vi saluto con un baciotto saccaroso di quelli che non fanno ingrassare. E vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina, così saprete ogni volta che farò un exploit con una videoricetta. E condividete, condividete, condividete. Vi do un bacio, a presto! Allora, cominciamo subito. Questa è una ricetta che voi conoscete benissimo, perché io con questa ricetta precisamente ci faccio la pasta frolla sablé per crostate, per biscotti. E quindi, dato che oggi faccio la torta di compleanno, è mia consuetudine ripetere ogni anno una torta di compleanno. Quindi, quest'anno facciamo una bella crostata con le mie creme. O marmellata o cioccolata, deciderò al momento. Intanto vi ripeto gli ingredienti, anche se metterò poi il link sotto al box: 170 g di farina di cocco, 130 g di farina di mandorle, 250 g di burro freddo a pezzi. Ci vorrebbe la scorza di limone, ma ahimè, non ho il limone in casa, prendo la solita fialetta di Aroma. Poi 150 g di eritritolo a velo, che come sapete io utilizzo un macinino da caffè per macinare il mio eritritolo, e due uova, sono 113 g esattamente, e un po' di vaniglia. Potete usare l'aroma di vaniglia, l'essenza di vaniglia, i baccelli di vaniglia bourbon, quello che trovate, insomma. È perché, se preferite un grado di dolcificazione superiore, potete utilizzare, oltre all'eritritolo, anche il TIC, che è calorie zero. Quindi mettiamoci subito al lavoro. Questa volta utilizzeremo il mio Silvercrest, è praticamente simile al Bimby. Ok. Cominciamo con la farina di mandorle, mettiamo il burro, mettiamo la farina di cocco, le uova, l'eritritolo, l'essenza di limone che sostituisce la buccia di limone grattugiata. Grattugio il baccello di vaniglia nel piattino per rendermi conto della quantità, perché non riesco a vedere in quell'altro modo. Credo che basti. E impastiamo. Ecco qua, ho fatto fare proprio un minuto di impasto
perché è quello che vi serve. Oh, che bello! Allora, eccolo qui. Vedete? Perfetto. Adesso lo finisco con le mani. Ecco qui. Come potete osservare, l'impasto già è bello morbido, non occorre di altra cura. Quindi io adesso lo tengo un po' a riposare nella pellicola e poi procedo con lo stampo. Lo metto in frigo, così il burro si rassoda un po' e non si rompe facilmente. Una mezz'oretta, 20 minuti al massimo. Ed eccoci qua. Intanto ho preparato il mio stampo con la carta sotto perché è uno stampo vecchio, ho timore che poi attacchi la frolla. E ci prepariamo alla lavorazione finale, alla farcitura e alla cottura. Sarete voi a decidere se preferite che la base sia un po' più spessa o un po' più sottile. Io la farò mediamente spessa, non troppo, ma neanche troppo sottile perché non avendo una maglia di glutine la pasta frolla, non avendo la farina bianca, la pasta frolla comunque tende a rompersi un po' di più rispetto alla pasta frolla fatta con la farina bianca. Questo lo facciamo per far passare un po' d'aria. Ecco qua. Allora, cominciamo con la farcitura. Utilizzerò le mie creme. Questa è una ricetta che io posterò molto presto. La crema di cioccolato e caffè. È una vera delizia. Facciamo un centro con la base di questa crema cioccolato e caffè. Ecco ok.
da un lato metterò la crema di fragole che avete già visto, l'ho postata poco tempo fa, poi metterò il link sotto al box come faccio sempre. Ecco qua. E due. Ed ecco la terza parte. Utilizzeremo la cara marmellata di fragole. Vi ricordo che io conservo tutto nei barattoli, ne faccio aiosa, quindi qualche barattolo lo metto nel congelatore e uno lo tengo per un paio di settimane in frigo perché lo utilizzo la mattina nella mia colazione, nello mio yogurt. Quindi non abbiate timore di congelare. Ecco qui, perfetto anche questo qui. E uno. E due. E tre. Arrivati a questo punto l'impasto è molto caldo, quindi si spezza troppo facilmente. Che faccio? Lo metto un po' in frigo, lo faccio raffreddare una ventina di minuti e ritorno a preparare le strisce sulla crostata. Ecco qua. E con gli avanzi cosa faccio? Biscotti. Tanto è la stessa ricetta. Quelli che faccio di solito. Bella, eh? La mia torta di compleanno. Andiamo al forno? Allora, preriscaldiamo il fuoco, 170 gradi, il forno, forno statico, ho ventilato, metto ventilato, ok. 170 gradi, lo facciamo preriscaldare e poi passiamo alla cottura. Ecco qui, ho preparato delle palline da 20 grammi. Dei semplicissimi biscottini da 20 grammi per la prima colazione, poi li mettiamo sulla teglia, li schiacciamo e questi hanno una cottura brevissima, ma proprio massimo 10 minuti. Pronti per infornare. Media altezza e cominciamo con i primi 20 minuti. Ecco qua. Ed ecco la mia fantastica crostata tre gusti. Crema di cioccolato e caffè. Crema di fragole e marmellata di fragole, stupenda! Tanti auguri a me! Mm.